Presidente, oggi c'è stato un altro passaggio al Mise per questa vertenza. Si parla di un orizzonte possibile per una chiusura positiva. La Regione cosa che dice? Abbiamo intanto condiviso il confronto sia con l'azienda che con le organizzazioni sindacali, anche il supporto che sta dando il Governo con il Ministero dello Sviluppo Economico, la Vice Ministro Bellanova, ma anche la disponibilità che abbiamo offerto utilizzando questi spazi anche innovativi che vengono dalla Cassa Integrazione per le Ristrutturazioni, dove la Regione peraltro farà la sua parte, perché noi dobbiamo attivare gli strumenti anche di politiche attive del lavoro e i relativi fondi. E la isopensione. Obiettivo è fare in modo che si scongiurino gli esuberi, che ci sia una organizzazione interna anche del lavoro che garantisca l'occupabilità ad un numero massimo di lavoratori e anche, come ha chiesto il sindacato, con un'adeguatezza degli stipendi che vengono garantiti. Contemporaneamente che ci siano tutti gli spazi per utilizzare gli strumenti sia di protezione sociale sia di collocazione lavorativa dell'insieme dei lavoratori. E poi c'è un tema centrale che nel verbale emerge anche riguardante l'investimento industriale, quindi l'impegno che Nestlé ha preso di portare avanti progetti di investimento che danno centralità a San Sisto e per permanere della fabbrica. E questi due aspetti le istituzioni ne hanno pienamente condivisi e lavoreremo in questa direzione positiva, che è quella di garantire il massimo della protezione dei posti di lavoro e dei lavoratori, ma anche di dare un futuro alla fabbrica. Quali sono gli strumenti che mette in campo la Regione? Nell'ambito della legge nuova sulla CIGS per le grandi imprese di ristrutturazione c'è un obbligo di partecipazione delle Regioni all'accordo, ma anche uno strumento di politica attiva del lavoro, quindi con il Fondo Sociale Europeo noi finanziamo degli interventi che sono volti alla ricollocazione dei lavoratori. Grazie.